Bene, ciao Angeli, bentornati in un altro video. Oggi facciamo la lettura settimanale che va dal 22 al 28 di ottobre compresi, quindi Halloween è sempre più vicino. Che fate per Halloween? Io avevo già dei programmi e come sempre la gente mi dà buca, quindi mi tocca passarlo quest'anno, quando invece avevo organizzato di andare fuori. Che bello, mai fidarsi delle persone, ti deludono sempre, meglio prendersi un cane. Detto questo, cercherò comunque di fare un tutorial per Halloween. Sto ancora, ho una mezza idea per quale make-up fare. Comunque, stay tuned. Allora, a questo giro userò sempre i soliti tarocchi degli angeli, più una carta dei cherubini, più una delle angel therapy. Domenica prossima, il 28, visto che poi saremo prossimi, molto prossimi ad Halloween, chiaramente andrò ad usare i tarocchi. Farò una lettura interamente con i tarocchi dei fantasmi in occasione appunto di Halloween, tirando fuori sempre poi anche una carta dell'Angel Therapy, una dei cherubini. Scusate, la luce è scarsa, sono le 18:03, ma già non c'è più sole. Comunque, fate una domanda concentratevi sull'andamento della vostra vita per la prossima settimana. Se sentite rumore, è Holly che si fa le unghie, proprio adesso, grazie Holly. E niente, ponete una domanda e concentratevi mentre le mescolo. Si incastrano, ci sono messaggi. Ecco, la prima è caduta. Questa è saltata addirittura. Oh, ma quanta acqua, quante emozioni. Ah, e in onore di Halloween, non poteva che uscire. Lui, tra l'altro, è una carta a cui stavo pensando, cioè immaginavo che uscisse. Vediamo quali consigli hanno per questa settimana con l'Angel Therapy. Chiedete un consiglio se avete una situazione su cui volete un consiglio, chiedete in questo momento cosa fare, che cosa vi consigliano gli angeli o l'universo per quella situazione. È uscita questa. Ah, bella, molto adatta al periodo. Ah, ricordo perché molti me lo chiedono ogni volta, le stesure sono a carattere generico, quindi vanno bene per tutti i segni, per tutti i segni, aria, acqua, fuoco, terra, aria, acqua, fuoco, terra, sì, le vedete tutte, e anche se vedete questo, anche se c'è scritto una data, cioè in questo caso dal 22 al 28 di ottobre, anche se lo vedete dopo un anno, dopo 2 mesi, dopo 6 anni, e comunque vi trovate delle risposte, vuol dire che dovevate averle in quel momento, anche se è passata la settimana della lettura, quindi va bene anche se visto un anno dopo. Ora prendiamo gli angeli cherubini, e notate che sotto c'è vero amore, quindi già qua sta suggerendo qualcosa. Concentratevi sulla vostra vita sentimentale, se avete domande fatele mentre sto mescolando, per quanto riguarda l'amore. Ah. Allora, le emozioni fanno da padrone oggi perché ci sono ben tre carte d'acqua all'inizio, quindi acqua, emozioni.
Il primo è il cavaliere d'acqua. Magari un cavaliere che arriva, qualcuno che entra nella vostra vita. Emotivo, romantico, entusiasta, contemplativo. Ecco, infatti, innamoramento o proposte di matrimonio addirittura. Bisogno di equilibrio emotivo, invita a un evento sociale. Avete bisogno di equilibrio emotivo perché, come abbiamo detto nelle stese scorse, che vi lascio qui, alcuni di voi hanno appena chiuso una storia, magari di quelle tossiche, quindi adesso, magari anche da qualche mese, magari anche da metà anno, non per forza dall'altro ieri, e avete magari voglia di rimettervi in gioco e di... Avete bisogno, insomma, di stabilità emotiva, avete bisogno che qualcuno vi ami, che sia un partner o che siano amici sinceri, ma avete bisogno di qualcuno che vi dia stabilità emotiva nella vita, insomma, che vi voglia bene per davvero. E per molti di voi, infatti, sta giungendo appunto un cavaliere o una dama, in questo, se siete uomini, perché sta arrivando un innamoramento o per chi è già in una relazione ormai da anni, addirittura una proposta di matrimonio. Molti di voi riceveranno un invito ad un evento sociale che può essere un matrimonio stesso, appunto. Magari non vi sposate, ma venite invitati a un matrimonio, quindi accettate assolutamente. Qualunque invito sia, può essere un matrimonio, una cresima, una comunione, un compleanno, una laurea, una cena fuori. Un invito sociale, insomma. Accettate perché potreste conoscere lì la vostra nuova fiamma. O comunque conoscere persone, nuove persone in generale. Comunque vi fa bene uscire, quindi non declinate gli inviti che vi si propongono in questo periodo. Siamo sotto Halloween, il velo si assottiglia, l'energia è più forte, sta cambiando, la sentite, presumo la sentiate. È il periodo della morte, tra virgolette, in senso di trasformazione. Quindi tutto si sta trasformando, tutto sta cambiando. Di solito Halloween porta via il vecchio con la morte e fa risorgere il nuovo. Poi 8 d'acqua. Infatti c'è desiderio di andare avanti, ricerca di qualcosa di più significativo, crescita spirituale ed emotiva. State appunto, come dicevamo, cercando di andare avanti, cercate di superare un trauma, una separazione da amici, da un amore, da una famiglia, da un lavoro. In questo caso sento soprattutto l'amore perché, come vedo, come ho detto, sono tre d'acqua. Tre carte d'acqua, quindi avete desiderio di andare avanti, avete bisogno, come dice qua, di un equilibrio emotivo, avete proprio voglia di ricominciare. Infatti c'è la ricerca di qualcosa di più significativo, state cercando qualcosa di più, volete qualcosa di più perché vi state evolvendo anche spiritualmente. E in questo periodo appunto magico, vicino a Samhain, lo state sentendo particolarmente. Infatti c'è anche una crescita spirituale ed emotiva, perché qua le emozioni guidano la stesa. La voglia di andare avanti si vede anche da qua, vedete il sirenetto che dà le spalle si lascia alle spalle le coppe e va avanti, va in superficie, va a prendere un po' d'aria e va a ricominciare una nuova vita. Ecco, infatti, a proposito di relazione, due d'acqua. Il due d'acqua equivale al due di coppe. Il due di coppe, oltre agli amanti, nei tarocchi è la carta che rappresenta proprio la coppia. Infatti, una relazione in costante evoluzione, perdono, positiva risoluzione di un conflitto. Se eravate in conflitto col partner o la partner, se eravate un attimo in pausa, ci sarà la soluzione. Infatti dice c'è una relazione in costante evoluzione. Da pausa potreste riappacificarvi e magari andare anche a convivere insieme o come diceva la prima carta, addirittura ci sarà fioccheranno proposte di matrimonio addirittura per alcuni o alcune di voi. Perdono, perdonatevi se eravate un attimo, avevate litigato, ma c'era ancora tanto amore, ma vi desiderate ancora tanto, perdonate. Presto arriverà un video sul perdono, prossimamente su questa rete, perché è un tema che esce molto spesso, è un tema che nelle mie stese, è un tema che c'entra sicuramente anche con la mia vita. Penso possa essere utile a molti di voi perché vedo che molti hanno passato la mia situazione o qualcosa di simile. Quindi presto penso farò un video sul perdono. C'è appunto una relazione in costante evoluzione, quindi chi era in pausa tornerà insieme, per chi era in relazione invece stava andando bene, era in relazione già da anni, come abbiamo detto, ci possono essere proposte di matrimonio o comunque convivenza. Altri invece conosceranno nuove persone ad un evento sociale, innamoramento o proposte di matrimonio. Quindi positiva risoluzione di un conflitto, tutto si risolve per il meglio. Poi, regina di terra. Terra, quindi denara.
pensosa, creativa, calorosa, sensibile, creativa, vedete? Le energie di Samhain si muovono, mettono in moto il tutto e la creatività sboccia. Dedica del tempo a chi ti circonda, sii sensibile, affronta le prove con gentilezza e comprensione. Quindi non trascurate i vostri affetti, non trascurate gli amici, non trascurate voi stessi, ovviamente, siate sensibili, perché spesso chi è rimasto ferito poi si crea una corazza e senza volere, non lo fate apposta, ma senza volere poi si è un po' freddi e distaccati con gli altri. Perché? Perché si ha paura di rimanere fregati. È una corazza che si è creati senza volere, che vi siete creati senza volere per sopravvivere, per essere più forti, perché fuori corazza, dentro cuore ferito. Quindi siate sensibili, non abbiate paura. La vostra sensibilità in realtà è un dono che vi hanno dato, anche se a volte sembra una maledizione. Affrontate infatti le prove con gentilezza e comprensione. Siate sempre gentili e comprensivi, senza ovviamente farvi mai calpestare, perché gentili non è sinonimo di coglioni, e la fortuna sarà comunque dalla vostra parte, l'universo dalla vostra parte. State comunque creando, molti di voi hanno idee in mente, anche perché terra quindi riguarda il denaro, quindi riguarda il lavoro. Ciao Olli, grazie per il culo. E quindi vuol dire che molti di voi hanno dei progetti in mente o vogliono aprirsi un'attività in proprio. Vuoi dire qualcosa? Fatti vedere. Sì, anche a te. Va bene, piccolo intermezzo. Grazie di nuovo. E infatti, chi c'è alla fine? La carta più bella del mazzo. La morte. Arcangelo Azrael, arcano 13. La morte, che in questo caso qua si chiama la liberazione. Di solito la morte è la carta bellissima perché è una morte... non fisica, non intesa come fisica, è la fine di qualcosa, è l'inizio di qualcosa di nuovo. Infatti è fine di una fase o di una situazione, infatti qua diceva positiva risoluzione di un conflitto, o in questo caso parlava di situazioni amorose, ma potrebbe essere qualcosa con la famiglia, con amici, con il posto di lavoro, dipende dalla vostra situazione. Trasformazione spirituale, vedete, infatti qua c'era anche crescita spirituale ed emotiva e perdono. Se perdonate, avrete una crescita spirituale che gioverà soprattutto a voi stessi, perdonate per voi, non per gli altri. È tempo di andare avanti. Infatti qua diceva voglia, desiderio di andare avanti, e andrete avanti e incomincerete la vostra nuova fase, la vostra nuova vita. Per il consiglio, per aiutarvi nella situazione, qualunque sia la domanda che avete fatto, la situazione in cui vi trovate, potrete aiutarvi, dicono gli angeli, con i cristalli. Ricordatevi che la natura vi dà sempre ciò di cui avete bisogno. In questo caso vi dice sfruttate i minerali, i cristalli. L'energia dei cristalli ti supporta e ti aiuta nella situazione attuale. O prendete i cristalli veri e propri, meglio se grezzi piuttosto che burattati, e li tenete in tasca o a contatto con la pelle, là dove potete, oppure in borsa, in tasca, ecco, insomma, o anche vicino alla scrivania sul posto di lavoro, se potete. O soprattutto per il signore, incastonati nei gioielli, quindi a contatto con la pelle, una collana, un bracciale, un anello. Infatti che possono fare anche gli uomini, cioè bracciali li portano anche gli uomini, però per dire. Chiedete aiuto quindi ai cristalli, usate anche la cristalloterapia, che è molto efficace e soprattutto molto rilassante. Trovarsi in mezzo ai cristalli, per esperienza lo trovo molto rilassante. Una volta alle terme sensoriali di Chianciano sono stata sotto la piramide, ovviamente ho visto una piramide e non ci ho capito più niente. Sotto la piramide, che non mi ricordo di quale materiale era fatto, era la piramide sensoriale, una cosa del genere. Stare lì sotto, poi la forma piramidale, che quindi convoglia dal centro della piramide e va giù e vi si apre intorno, è qualcosa di pazzesco, dovreste provarla. E poi per quanto riguarda l'amore, gli angeli dicono appunto, di come dicevamo prima, perdono, compassione, relazione che è in costante evoluzione, conversazioni sincere. Siate sinceri, chiaritevi, non mentitevi, apritevi all'altro o all'altra e le cose si risolveranno. Esprimete onestamente l'una all'altra i vostri sentimenti, quindi parlatevi chiaro. La comunicazione, la fiducia e la sincerità sono la base, e l'amore stesso sono la base di una relazione che funziona. E questo era tutto, ho fatto una
Oggi ho fatto una lettura veramente veloce, si vede che le carte dovevano proprio dirvi di getto queste cose. Spero vi sia stata utile, datemi riscontro nei commenti, ditemi se vi interessa il video sul perdono, se no non lo faccio perché va lavorato abbastanza, lo trovo abbastanza lungo perché ha a che fare anche con la mia storia personale. Sta arrivando comunque il video aggiornamento che mi ha chiesto Alessandra, un attimo che lo sto montando. E niente, mettete mi piace se vi è piaciuta, se trovate riscontro, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e lasciatemi un commentino. Io vi auguro la più magica delle settimane e buon weekend. A presto, angeli, ciao!